il calcio, lo sport, quello che vuoi, è business. È business. Sono milioni di euro. Oh, Antonio Conte, che ha fatto 13 anni alla Juventus. Per business, per sport, per professionismo, per soldi, è andato ad allenare l'Inter. L'Inter, ma di cosa stiamo parlando? E questo è il calcio. Ciao a tutti e oggi facciamo un video sulla Superlega, sulla Super League, che è un po' quello di cui si sta chiacchierando maggiormente negli ultimi tempi. Allora, prima di cominciare c'è OneFootball, qui sotto in descrizione, scaricatevelo per avere a disposizione tutti gli aggiornamenti in tempo super reale, perché minuto dopo minuto usciranno notizie nuove inerenti appunto alla Superlega, perché ci sono degli organi di competenza che stanno decidendo il futuro del calcio e stanno cercando di organizzarsi per salvare il salvabile, per non avere una frattura definitiva. Quindi OneFootball, ve lo consiglio, rimanete costantemente aggiornati su questa cosa. Quello di oggi è un video nel quale io vado a mettervi una live che ho fatto nella serata di lunedì, degli spezzoni più importanti in cui vi faccio capire il mio pensiero inerente alla Superlega. Ve lo voglio spoilerare subito, io non sono né favorevole né contrario, sono per l'ennesima volta un ignavo in questo discorso, perché credo che ci siano dei punti a favore e dei punti contrari alla Superlega. Il punto, ve lo dico subito così ci leviamo il dente, al quale sono più contrario è il fattore meritocratico, nel senso che trovo illogico che nel mondo del calcio, comunque nel mondo sportivo, io non seguo l'NBA e tutti questi campionati qua, io seguo il calcio soltanto, credo che sia giusto far partecipare alle competizioni più importanti quelli che meritano, ok? Quindi io trovo illogico che 15 squadre ci siano di diritto nonostante siano le fondatrici, nonostante la Juventus sia la fondatrice. Spero che si possa arrivare a un meccanismo in cui va a giocare chi se lo merita. Però riprendo anche il discorso di Agnelli sull'Atalanta di qualche tempo fa, e non è una singola stagione che mi dà la possibilità di entrare nel calcio dei veramente grandi. Secondo me bisognerebbe fare delle specie di graduatorie che vanno a prendere i meriti sportivi ed economici di investimento che si sono attuati per arrivare a quel piano sportivo lì, e una garanzia di avere 2 o 3 anni a quei livelli lì, della possibilità di giocare 2 o 3 anni in quelle competizioni lì. A rotazione, un po' tutti però, non 15 fissi e 5 variabili. Quindi questa è l'unica grande pecca, secondo me, dell'idea. Però non voglio rubarvi altro tempo, vi lascio qui gli spezzoni della live di ieri, mi piace a questo video, fatemi sapere se vi piace anche la possibilità di avere dei contenuti che arrivano direttamente da Twitch, in cui magari sono anche un po' più aperto, un po' più diretto, perché c'è conversazione appunto con uno spettatore dall'altra parte dello schermo. Vai! La cosa che vi voglio invitare, sulla quale vi voglio invitare a ragionare, è una sola. Non scopriamo oggi, cioè non scopriamo oggi che il calcio come lo conosciamo è diventato un modello difficilmente sostenibile. Cioè se ci siamo svegliati oggi con la notizia della Superlega, accorgendoci oggi che il calcio sta andando in una direzione difficilmente sostenibile, vuol dire che abbiamo vissuto con la testa sotto la sabbia, non dico per giorni, non dico per mesi, per anni, per anni interi. Voglio però buttarvi in faccia quella che è la cruda realtà. Ci sono 2 crude realtà secondo me. La prima, e ve l'ho già detta anche oggi, io ragazzi da tifoso juventino sono galvanizzato di fronte all'idea di giocare una competizione di questo tipo. Sono veramente entusiasta perché dovrebbe essere a livello sportivo una competizione mai vista prima, con un livello atomico, con continuità nel giocare determinati libri di partita. Quindi cioè, sarebbe giocare una roba del genere, è un sogno, ma che dico, è più di un sogno, è come rigiocare continuamente le partite importanti della Champions, quindi è qualcosa di assurdo, e questa è una delle verità. L'altra verità però, ragazzi, il calcio è davvero anche meritocrazia. Secondo me è illogico che delle squadre a priori, a prescindere di diritto perché l'hanno creata, ci siano sempre. È allucinante. È qualcosa di mai visto. Com'è possibile questa cosa? E non puoi neanche dire. Secondo me è brutto anche il fatto di dire 15 sì e 5 a rotazione. Vabbè, io capisco che siano state prese le squadre che negli anni hanno dimostrato più attaccamento alla causa, no?
al fatto di gestire la squadra in un certo modo. Però è veramente brutto. Allora, per parlare di Atalanta, non tanto il comportamento del fatto di voler togliere le altre squadre, io voglio fare un passo indietro e tornare alle parole di Agnelli di qualche tempo fa, nel quale sono state molto interpretate male. All'epoca, e ridissi la stessa cosa all'epoca, io sono per le squadre che per merito sportivo riescono ad accedere a giocarsi determinate competizioni. Per me vedere l'Atalanta in Champions è bellissimo, per me vedere il Leicester in Champions è bellissimo, è una cosa che non mi toglierà mai nessuno. Pensare che un qualsiasi tifoso nel mondo possa sperare di giocare con i più forti, per me è stupendo. Però perché Agnelli ha detto quelle cose? Perché è matto? Perché gli sta sul cazzo l'Atalanta? Perché è impazzito? Perché non capisce niente? No, non ha detto quello per quel motivo lì. Agnelli fa un discorso di continuità. Non so se ve la ricordate. Agnelli faceva il paragone della Roma, dicendo la Roma è anni che si muove in un certo modo nel calcio, ok? Ha delle stagioni molto buone a livello di continuità. Era anche un periodo in cui magari la Roma stava andando particolarmente bene in Champions League, mi viene da dire. E vuoi che le vada male un anno, cioè quell'anno che le va male, e perde tutto. Ma perché dice perde tutto? Perché giocare la Champions League e non giocare la Champions League cambia. Cambia tanto. E quant'è che siamo qua a dire che non entrare in Champions sarebbe un disastro per la Juventus? Perché quello di oggi è un modello difficilmente sostenibile nel calcio. Quindi Agnelli non è contro l'Atalanta, non è contro la squadra che fa una stagione fatta bene e arriva in Champions League. Agnelli è contro, o comunque tutti quelli della Superlega hanno fatto questo ragionamento, sul fatto che se vai a investire determinati capitali, e non si parla di 1.000, 2.000, 3.000 euro, 10.000 euro, 15.000, 20.000, 100.000 euro, si parla di milioni di euro. Si parla di milioni di euro. E se tu vai a fare degli investimenti sull'ordine dei milioni, se non dei miliardi di euro, su un ambito sportivo che può andare bene come può andare male, se l'anno che ti va male vai a prendere tutto l'investimento che c'è stato e a buttarlo via, è tragico. Quindi deve esserci una sorta di assicurazione per farmi capire che un anno si può sbagliare, un anno può andare male. Perché se no, se quell'anno lì va male, tu hai bruciato investimenti di milioni e milioni e milioni. Questo è il discorso di Agnelli. Se l'Atalanta vuole sedersi al tavolo dei più grandi, nell'ordine della Superlega, c'entra di diritto. Io immagino, perché ancora una volta ve lo ripeto, è impossibile dire è una figata la Superlega o fa schifo la Superlega, perché non sappiamo niente. Non abbiamo dati. Sappiamo che c'è, la vogliono fare, e sono 20 squadre e 5 entrano per meriti sportivi. Quali sono questi meriti sportivi? Quali sono questi meriti sportivi? Se mi vince il campionato una ed entra? No, perché il ragionamento di Agnelli era un ragionamento lungimirante su delle graduatorie. Se ci sono delle squadre che stanno facendo particolarmente bene di anno in anno, allora queste entrano in una graduatoria, tolte le 15 che vengono rappresentate sempre. Ripeto, per me è follia che 15 squadre se la vadano a giocare sempre. Però il fatto che su 20-15 ci siano sempre, io mi metto nei panni di quelli che non ci sono, di quelli che non tifano sta roba, ma anche dei calciatori. Lo stesso Jürgen Klopp, per dire, che è l'allenatore del Liverpool, non è contentissimo di sta cosa, da quanto ho capito ora. Confermatemi se è vero oppure no. Anche Bruno Fernandes del Manchester United, che comunque è dentro all'Eurolega, alla Superlega, ha detto di essere contrario. Quindi ovvio che c'è una spaccatura, è inutile, la spaccatura c'è ed è evidente. Però oggi non possiamo avere a disposizione dei particolari tali per esaltarci la Lega più bella del mondo, che bello, raspone due mani, vedi allora che inizia, oppure una cagata atomica, fa schifo, una pagliacciata, è una merda. Non le puoi avere perché non hanno ancora detto niente. Ricordiamoci una cosa: l'Eurolega non era la Superlega, la chiamo Eurolega, la Superlega non è nata stanotte, Cioè non è che hanno messo fuori il comunicato a mezzanotte perché si sono trovati ieri e hanno fatto come l'asta del fantacalcio che in un'ora hanno buttato giù le regole. La Superlega, avete idea di quanti anni è che se ne parla? Io ho ricordi almeno di 5-6 anni fa,
di Agnelli che iniziava a parlare di questa cosa, qualcosa di atomico, qualcosa veramente di atomico, se ne parla da una vita, e per una vita si è pensato di, ma sì, ma figurati se lo fanno davvero, l'hanno fatto e in questo momento la UEFA non l'ha presa bene. Secondo me la UEFA sta anche facendo una parte che non è proprio bellissima, cioè il fatto che in questo momento si mettano a parlare di possibile esclusione di 3 squadre su 4 tuttora in Champions, secondo me è ridicolo. Che si mettano a parlare di eventuali penalizzazioni delle squadre in campionato, e se una squadra che vince il campionato è all'interno della Superlega non vince il campionato. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, ci sono degli accordi, sono stati presi gli accordi, sono iniziate le competizioni, queste competizioni si portano a termine nel modo in cui sono iniziate, ve lo dice una persona che tifa la Juventus, che quest'anno, sebbene che vada, da qui in avanti vince ancora la Coppa Italia. Cioè non vinco lo Scudetto, non vinco la Champions, quindi non ho nemmeno interesse a difendere un eventuale Scudetto, un eventuale Champions League. Dico che è assurdo, cioè mi vogliono mettere la salvaguardia del calcio così come lo conosciamo, del valore sportivo, del fatto che chi merita sul campo è quello che poi viene premiato, e sul campo quello che deve essere premiato perché ha vinto lo Scudetto o è arrivato nei primi 4, eh no, li togliamo. Mi sembra un controsenso della Madonna, mi sembra un controsenso allucinante. Com'è possibile questa cosa? Com'è possibile dirmi meritocrazia e poi la meritocrazia la togliamo? E ripeto, ve lo dice uno che vedere vincere lo Scudetto all'Inter mi dà fastidio. Però, ragazzi, questo mi sembra un ragionamento molto ipocrita. Può essere un ragionamento vero. Ripeto ancora una volta, io sono galvanizzato perché un format di questo tipo mi sembra molto buono. Mi sembra molto buono. Io non sono disposto, da tifoso della Juve, a rinunciare eventualmente alla Serie A. Io vorrei ancora giocare la Serie A, comunque le competizioni che mi spettano. Mi fa ridere, un'altra cosa mi fa ridere, che annunciano l'Eurolega, il giorno dopo la UEFA fa un comunicato per annunciare la nuova edizione della Champions League, che anche qui, fatemi una domanda, perché nasce l'idea di fare una Superlega? Vi faccio una domanda e vi lascio qualche secondo per rispondere. Da cosa nasce l'esigenza dei club, al di là del denaro, di fare una Superlega? Qual è il fine massimo? Perché? Perché si sono messi d'accordo per farla? Bravissimo Zan, bravissimo. Giocare più partite di alto livello. Come fai a giocare più partite di alto livello? Qual è il modo di giocare più partite ad alto livello? Al di là dei soldi. C'è un solo modo di giocare partite ad alto livello e quindi generare spettacolo attraverso lo sport. Qual è? Abbassare il numero delle squadre che partecipano a certe competizioni. Quindi più squadre forti e meno squadre di un certo livello. Un po' il ragionamento che hanno fatto prima della Champions League con la Coppa dei Campioni: avere le squadre più forti, una rappresentante per squadra, all'epoca era una rappresentante per squadra delle vincitrici dei campionati europei. Oggi invece vanno a prendere le squadre con più seguito, quindi quelle che investono di più, quelle con più tifo, e il tifo si traduce ancora una volta, si torna sempre lì, al soldo, al denaro. Quindi l'idea della Superlega è abbassare il numero di partite, ma aumentandone la qualità, concentrando la qualità in quelle poche partite. E questa era la richiesta dei club, e ripeto, sui 12 che hanno annunciato, saranno 14, 15 per dei più forti, dei più ricchi del mondo, rimangono fuori PSG, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e quali altri. E quindi la richiesta di questi club è questa, di abbassare il numero di partite, perché se ne giocano già tante, ma allo stesso tempo, abbassando il numero delle partite, aumentare il livello dello spettacolo. Quindi mettere delle squadre veramente di alto livello. Questa è la richiesta del club. E cosa fa la UEFA? Invece che eventualmente dire, beh guarda, vi vengo incontro, lasciate stare la Superlega, ne parliamo, porta la Champions League da 32 squadre a 36.
volendo bannare addirittura le 12, 15, 20 che parteciperanno alla Superlega. Quindi abbassando ulteriormente la qualità del gioco, aumentando ulteriormente il numero di squadre, aumentando il numero di partite, quindi aumentando i ricavi che verranno però spartiti tra più persone, è stata fatta per mantenere alti i ricavi e spartire la torta in meno persone e mantenere alto il livello della competizione. Dall'altra parte cosa fanno? Aumentano i partecipanti, aumentano la divisione della torta, aumentano il numero delle partite e disperdono la qualità. Beh, è follia. Cioè, secondo me è follia. Quindi, quando io sento avranno la possibilità di trovare un punto di incontro tra queste due cose, io non ci credo. Come fai a trovare un punto di incontro se la mia richiesta è giocare meno partite e aumentare la qualità e la tua risposta è bene, allora tu non giochi e io metto più squadre? Beh, ci sono il bianco e il nero, lo yin e lo yang. Non bastava rivedere la Champions, lo dico anch'io, ma a cascata non dovevi solo rivedere la Champions, dovevi rivedere anche i campionati, perché si torna sempre lì. Il discorso di fondo è che si stanno giocando troppe partite. Si giocano troppe partite, ragazzi. Non è possibile giocare così tante partite per vendere un prodotto calcio che forse non sta funzionando nemmeno più come dovrebbe, perché i costi si sono alzati e forse i ricavi sono diminuiti. E non ve lo dice un tifoso di una squadra italiana, perché fosse un discorso che solo la Juventus ha dei problemi, e ripeto ancora una volta, la Juventus forse in Italia, con tutti i problemi che ha, è comunque una di quelle che ha meno problemi, ma ci sono le squadre più ricche del mondo in mezzo a questa cosa, proprio perché capiscono che non è più sostenibile questo metodo. Allora devi rivedere anche i campionati, devi abbassare il numero delle squadre iscritte ai campionati di prima fascia. Non si può più giocare con una Serie A 20 squadre, non ha senso giocare con una Serie A 20 squadre, ma anche per un discorso di diritti televisivi. Prendiamo le ultime 4 squadre del campionato italiano, io mi metto anche nei panni delle pay TV, che sono quelli che in questo momento hanno i diritti televisivi, e il Toro, perché non c'è neanche più la possibilità di andare allo stadio, non c'è nemmeno più la possibilità di andare allo stadio, quindi i diritti televisivi stanno diventando troppo importanti. Ma secondo voi una pay TV che deve investire ancora una volta, ripeto, milioni, miliardi di euro per offrire un prodotto, preferisce trasmettere il Parma-Cagliari dell'altra sera, che vabbè è stato uno spettacolo quindi togliamolo, preferisce trasmettere Torino-Parma o Juventus-Chelsea o Atletico Madrid Manchester City? Qual è che preferisce comprare e vendere al pubblico che siamo noi? Cioè, sentire che la Superlega ucciderebbe il calcio perché toglierebbe lo spettacolo ai tifosi, secondo me non è vero. Non è vero, o almeno sarebbe un danno incredibile per le squadre, per i tifosi che in questo momento non sono all'interno della Superlega. E torniamo al problema di prima. Secondo me è illogico che ci siano delle squadre che ci partecipano per forza di cose. Cioè, lo trovo proprio illogico. Dovrebbe essere una cosa che, va bene, sono 20, hai ogni 5 anni che questa graduatoria si aggiorna in base ai risultati sportivi, ecco. Questa mi andrebbe bene, ma il fatto che la Juve ci sia sempre, non ha senso che la Juve ci sia sempre, ragazzi. Non ha senso che la Juve ci sia sempre, mi dispiace, sono contento. Ovvio che sono contento, ma non ha senso che la Juve ci sia sempre, mi dispiace. Quindi, per forza di cose vai a punire i tifosi delle squadre che non sono presenti, però lo vendi di più paradossalmente questo prodotto, perché non si sta più pensando al tifoso dell'Udinese, al tifoso del Cagliari, al tifoso del Sassuolo, al tifoso dello Spezia, al tifoso del Benevento. Non si sta pensando a queste persone. Si sta pensando di vendere un prodotto che è come l'NBA qua da noi. Io non sono attratto dall'NBA, non mi piace il basket, però se un giorno volessi mettermi lì e non ne so niente di basket, a guardarmi l'NBA, a guardarmi un torneo di questo tipo, sicuramente riuscirei a farmi piacere qualche squadra, magari riuscirei a essere attratto da qualche giocatore, perché lo spettacolo è veramente elevato, riescono a concentrare tutto lo spettacolo lì, tagliando tra virgolette i rami secchi. E non pensate che ci siano solo da noi delle squadre che
sono tifate da tante altre persone e che le hanno sempre tifate e che verrebbero tagliate via. È brutto, cioè quello è, secondo me è brutto, ripeto, ci deve essere secondo me sempre l'opportunità che una squadra attraverso il campo riesca poi ad arrivare sui palcoscenici importanti, quindi una graduatoria ogni 3, 4, 5 anni che ti impone dei cambiamenti anche a seconda di quanto vai a investire, secondo me è logica. Il progetto Superlega è un progetto secondo me pienamente condivisibile, per quello che vi dico non si può oggi dire sono pro, sono contro la Superlega, perché abbiamo veramente delle briciole in mano. Il progetto è interessantissimo, il progetto sembra una figata assurda, il progetto c'è da mangiarsi, non dico le unghie, ma fino a qua delle mani, aspettando di vedere tutte le settimane perennemente degli incontri di alto livello con lo spettacolo condensato. Quello è bellissimo. Quello è bellissimo. Cioè io credo che in questo momento ci sia davvero una guerra sotto questo punto di vista e che nessuno si voglia più spostare di un millimetro, perché è perché ormai hanno esposto, entrambi ormai hanno esposto le due posizioni, cioè si sono esposti troppo forti in questo momento. E ripeto, trovare una via di mezzo tra due posizioni che uno è qua e in mezzo ci sono un miliardo di chilometri e miliardi di euro, di milioni di euro in mezzo, non la trovi una soluzione. Io credo un po' che questi due annunci siano stati fatti un po' come una bambinata per vedere la reazione dell'altra parte e vedere chi cede prima. È una guerra anche psicologica questa qua, signori, non è più un qualcosa di... Cioè, e poi, cioè, diciamoci le cose come stanno. Cioè, ma se davvero, cioè, secondo voi, se davvero Milan, Atletico, Arsenal, Chelsea, Barcellona, Inter, Juve, Liverpool, City, United, Real Madrid e Tottenham decidono di fare un nuovo torneo e ne mancano delle altre tre, perché per adesso ne abbiamo solo 12 e sappiamo essere 15, quelle con diritto di partecipazione sempre, e altre tre che saranno squadre di veramente alto livello, decidono di fare sta cosa. La UEFA decide di bandirle dalle competizioni UEFA, ma i campionati normali, Serie A, Premier League, la Liga, basta, perché comunque sono questi tre campionati, e la Champions League, ma cosa vendono? Cioè, ora, a me fa ridere, mi fa ridere che Cairo dia del Giuda ad Agnelli, perché Cairo, caro, mi dispiace, ma anno dopo anno il Torino, come tante altre squadre minori in Serie A, hanno preso una parte di quei diritti televisivi che va spartita e che anno dopo anno magari si è incrementata, perché squadre come la Juventus o l'Inter, e dato che Marotta e Agnelli sono dei Giuda, hanno contribuito ad investire, a portare in alto il prodotto Serie A, e ti sei mangiato la parte più grande e te ne sei sempre stato zitto e sempre muto, senza aver investito magari tu di più. Loro hanno investito di più per cercare di produrre un altro tipo di squadra e un altro tipo di progetto, e allora lì andava bene perché me la pappo io. Ora che il rischio di avere una fetta più piccola di torta, proprio perché queste squadre se ne stanno andando, inizia a essere concreto, sono dei traditori. E no, allora anche qua io vedo un po' di ipocrisia. Io vedo un po' di ipocrisia, mi dispiace. Sì, ormai si parla di politica ed economia, infatti questo non è un discorso legato al calcio, c'hai completamente ragione, questa è proprio una guerra politica, questa è una guerra politica, ragazzi. Qui si sta parlando di milioni di euro, di miliardi di euro. Mi dispiace, non c'è un buono e non c'è un cattivo, non c'è nessuno di santo, e mi dispiace che vi continuino a dire no perché noi vogliamo boicottare la Superlega, perché se no ci ammazzano il calcio, perché se no ci ammazzano lo sport.
Ma non avete. Cioè, mi dispiace, ma. Il calcio, lo sport, quello che volete. È business! È business! Sono milioni di euro! Oh! Antonio Conte, che ha fatto 13 anni alla Juventus. Per business, per sport, per professionismo, per soldi, è andato a allenare l'Inter. L'Inter! Ma di cosa stiamo parlando? E questo è il calcio! Oh, ragazzi, questo è il calcio! Non è che possiamo dire che è un coglione Conte! No, questo è il calcio! Questo è il calcio! Funziona così! Mi dispiace, ma questo è il calcio! Questo è il business! Questi sono i milioni di euro! Questa è l'economia! Oh! Se intendiamo il calcio come sport, è quello che giochiamo noi. Che io pago per giocare a calcio perché mi piace giocare a calcio. Questo è il calcio. Questo è il calcio. Il vero calcio. Se vogliamo parlare di vero calcio è questo. Io ci vado, pago tutti gli anni perché ci autososteniamo, tiriamo fuori 200 euro a testa, facciamo le visite mediche, compriamo i palloni, compriamo le divise, ce le laviamo, chiediamo uno di farci l'allenatore, giochiamo. Questo è il calcio. Questo è il vero calcio. Se vogliamo parlare di romanticismo, questo è il calcio. E il resto, ragazzi, è economia. Il resto, ragazzi, è uno sport. Oggi ho detto che il calcio è spettacolo. Non mi ha detto, non è vero, il calcio non è spettacolo, è uno sport. No, il calcio è spettacolo. Il calcio è spettacolo come il cinema. Il calcio è spettacolo come il cinema. Nel momento in cui iniziano a girare tutti sti soldi, mi dispiace, ma non venitemi a dire che la UEFA fa le cose per il bene dello sport, eh? Non venitemi veramente a dire che la UEFA è contro la Superlega per il bene dello sport. La UEFA è contro la Superlega, perché quella torta che una volta si mangiavano loro, adesso non se la mangiano più. Soprattutto se vanno via le squadre che spostano più denaro. E perché vanno via le squadre che spostano più denaro? Perché anche eventualmente, molto probabilmente per colpa della UEFA, questo modello non è più sostenibile. Mi dispiace. Se una volta ci hai mangiato e ora non ci mangi più, per forza di cose poi devi andare a fare populismo. Però... calcio non è mai stato così, però in questo momento bisogna capire che o cambiano loro, e quindi lo riducono loro il torneo, lo riducono loro dicendo invece che 32 passiamo a 24, e no, invece andiamo a 36 e ne togliamo 20 delle più forti, bello, bravi, bellissima competizione, è venuto... Guardate, proprio avete risolto i problemi. Ah, fantastico. Fantastico. Avete bandito le 20 squadre più forti e ne avete aggiunte 4. Ma chissà che bellissima competizione europea verrà lì, proprio il calcio è bello. Calcio spettacolo. Sì. Soprattutto se poi le altre 20, che sono le più ricche, le più gloriose, con più tifosi, con più soldi, hanno i calciatori che vogliono andare a vincere quel torneo lì e quindi i più forti vanno di là. Ah, guarda, viene una roba bellissima, ma bravi. Invece che venirsi incontro e ragionare sul fatto che probabilmente se tutti, ripeto tutti, tranne due, che poi adesso vediamo se entrano oppure no, che sono il Bayern Monaco e il PSG, tutti i presidenti delle squadre più forti e più ricche decidono di fare una roba del genere, è perché probabilmente davvero si è arrivati a un punto di ritorno che col Covid, pam, mazzata a capo e collo, non permette più la possibilità di andare avanti in questo modo. Mi dispiace, questo è palese. E non venitemi a dire che la UEFA, che sono i buoni, i poverini, adesso come fanno, cosa, non è vero, cioè non esiste, sono tutti dei mardari, sono tutti dei mangiasoldi, sono tutti lì che vogliono, che non vedo l'ora di avere più soldi possibile, quindi... Mi dispiace, ma la possibilità di avere un prodotto di qualità, un prodotto con intensità, in cui non c'è magari dispersione di energie in partite che si guardano, perché è ovvio che gioca la tua squadra, però non sei stimolato, devi ridurre quella torta che prima si spartiva in 20 per arrivare in Serie A, e adesso la vai a spartire in 18-16, perché allora l'idea di partenza della Superlega era quella di sostituire tra virgolette la Champions, cioè la Superlega nasce per danneggiare la UEFA, intendiamoci, questo è un attacco bello e buono delle più grandi squadre d'Europa nei confronti della UEFA, rea secondo loro di fare giocare troppe partite, di pagarle troppo poco per quello che è lo spettacolo del calcio. Ma anche il problema è che in questo momento dei campionati Premier League a parte, fai fatica a venderli. La Serie A, ragazzi, diciamoci le cose come stanno. La Serie A è un bel campionato?
Serie A è un campionato fantastico. Negli ultimi 10 anni ne abbiamo vinta 9 volte noi. Ci sono state delle squadre che venivano su e andavano giù a loro piacere per andare a prendere il paracadute. Per andare a prendere il paracadute e guadagnarci soldi. Sono delle squadre che non investono. Delle squadre che continuano a essere lì a caso. Perché l'importante è riciclare soldi. Serie A non è un bel campionato, ragazzi. La Serie A non è un bel campionato. E man mano la voglia di guardare la Serie A sta venendo meno. E se ci aggiungiamo il fatto che non è un campionato di altissimo livello, perché non lo è, e lo sappiamo tutti, i più forti giocatori vanno a giocare da altre parti. E le pay TV si fanno la guerra a vicenda, andandosi a mangiare. Io ne faccio vedere 7, te ne fai vedere 3, però nei giorni dispari tu ne guardi una, io ne guardo un'altra solo in streaming. È tremendo. Cioè, io che adesso sto ragionando di andare a vivere da solo e stavo facendo i conti su cosa dover installare nella mia casa nuova, e devo metterci DAZN, e devo metterci Sky, devo metterci Amazon, e devo metterci eventualmente Disney Plus, e devo metterci... Oh! Ma è normale che io per vedere 50 partite della Juventus debba spendere 180 euro al mese? Ma è normale, ma non la guardo in streaming, ragazzi. Non la guardo in streaming. Io sono completamente contrario alla pirateria. Come a me è capitato oggi vedere dei video di alcuni miei colleghi che dicono che schifo la Superlega, è uno scandalo, è una merda, è qui e là, sono tutti dei maiali. Passate in descrizione per il link delle maglie tarocche. Oh, ma mi prendi per il culo? Ma mi prendi per il culo? È una merda la Superlega perché le squadre non riescono più a raggiungere determinati livelli economici e tu mi metti in descrizione il link della maglia tarocca. Ma la stai danneggiando tu la tua squadra con una cosa del genere? Dici che la Superlega è una minchiata. Ma stiamo scherzando? Come guardare la partita in streaming? Tu stai danneggiando la... No, non era Airway. Ne ho visti tantissimi. Non era Airway nel dettaglio. Tu stai danneggiando guardando la partita in streaming? Ma stiamo scherzando? Beh, ma è una cosa logica, secondo voi? Ma avete idea di quanti siti di magliette tarocche mi scrivono tutti i giorni? Tradotti da Google Translate, perché sono tutti probabilmente asiatici da quanto si firmano, e mi offrono... Ragazzi, ve lo dico, cioè, non ho paura a dirlo, per fortuna... La mia morale va al di là dell'economia, di quello che mi viene in tasca. Mi offrono dei 500, dei 600, dei 700 euro al mese più provvigioni per vendere delle maglie tarocche. E io dico sempre di no, perché me ne frego un cazzo. Me ne frego il cazzo. Me ne frego il cazzo. E io ho avuto anche l'opportunità bellissima di poter collaborare con la Juventus, che mi ha dato 0 euro per collaborare con loro, proprio per un discorso legato ai prodotti originali. 0 euro. E sto rinunciando a dai 500 ai 700 euro al mese per fare sta roba qua. E per me è logico, dover supportare la mia squadra. Ma stai scherzando? Ma io tifo per la Juventus? Io tifo per la Juventus? E poi ti chiedo di comprargli una maglietta falsa e di guardare la partita in streaming? Con gli stadi chiusi e che quindi non prenda neanche quelli? E poi mi lamento se non mi compro i giocatori? No, vabbè, ma signori miei, ma qua stiamo andando nei matti, qua stiamo andando completamente fuori di testa, eh. Si pretende che si spenda senza andare allo stadio, senza guardare le partite, senza comprare gli prodotti. Ma loro dove... Ma dove li tirano fuori i soldi? Oh, ma dove li tirano fuori i soldi? E il Covid sta ammazzando tutto? Cioè, ma io non, mi dispiace, ragazzi, ma io quando sento queste cose io divento matto perché non riesco veramente a capire allora qual è la soluzione. Tutti laureati in economia. Tutti laureati in economia, sanno tutti cosa devono fare, tutti allenatori, tutti presidenti, tutti direttori sportivi, oggi tutti presidenti di UEFA, di tutto, oggi tuttologi, virologi, qualsiasi cosa, sanno tutti a casa a sedere con la poltrona, col culo pesante sulla poltrona. Non esiste, ragazzi, non esiste. Cioè, mi dispiace, non... No. Tu non puoi danneggiare la tua squadra e poi rompere i coglioni. Beh, ma stiamo scherzando? Mi dispiace, non esiste. Adesso ho perso anche il punto dal quale ero partito. Scusate, mi sono arrabbiato, però ci sono delle cose che vanno dette. Mi dispiace, ci sono delle cose che vanno dette. Cioè, non puoi... E ancora una volta, ripeto, sentire la UEFA che mi dice però sai com'è? Se allora la vai a giocare, non ti do lo scudetto, Inter. Inter non ti do lo scudetto, ma stiamo scherzando?
Stai scherzando? Che... Cioè, tu mi vieni a dire che per merito tutte le squadre possono vincere, però l'Inter, se vince con merito sul campo quest'anno, gli toglie lo scudetto perché va a fare una cosa che non mi va bene. Oh, ma è un ricatto bello e buono. Ma siamo fuori come dire. E ripeto, l'Inter, che non me ne frega un cazzo, che vorrei vederle perdere tutte le partite dell'Inter. Tutte vorrei vedere l'Inter che perde, tutte, tutte. Eppure mi imbestialisco. Pure mi imbestialisco. Com'è possibile che mi chiedi la meritocrazia e poi a seconda del tuo piacere personale, no, questo non va bene.